Siamo subito, come sempre, apriamo con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni, oggi un grandissimo della musica italiana. Bentornati a tutti all'Oroscopo Musicali, sono veramente felice di essere con voi tutti i giorni. Oggi, 5 dicembre, nasceva un grande pianista che io ammiro tantissimo, pianista, compositore e cantante italiano. Oggi, 5 dicembre del 1972, nasceva Stefano Bollani. Voi direte, come mai hai suonato Silvia, Chopin e Cicorea? Perché lui è un grande pianista, lui riesce dal classico al jazz a fare delle cose veramente strepitose. I suoi genitori, Roberto Bollani milanese e mamma Maddalena di Rovigo, sono costretti per motivi di lavoro ad allontanarsi da Milano e vivere prima a Bologna e in seguito a Firenze, dove Stefano Bollani inizia a studiare pianoforte all'età di 6 anni e già a 15 anni inizia a esibirsi in modo professionale. Studia con Luca Flores, Mauro Grossi e Franco D'Andrea e nel 1993 si diploma al Conservatorio Luigi Cherubini sotto la guida del maestro napoletano Antonio Caggiula, allievo di Paolo Denza. Dopo una breve esperienza come turnista nel mondo pop con Raffa e Giovannotti, si afferma come pianista jazz. Nel 1996, al fianco di Enrico Rava, inizia un tour di concerti in tutto il mondo e incide più di 15 dischi, a partire da Certi angoli segreti, Rava Plays, Rava e Shades of Set. Inizia inoltre a suonare regolarmente con alcuni dei più importanti jazzisti italiani, Paolo Fresu, Roberto Gatto, Enzo Pietropaoli. Lavora a colonne sonore di Rizzo Ortolani e Giovanni Nuti, affianca protagonisti storici della musica italiana come Massimo Ranieri. Nel 2007 si esibisce anche al Festival di Sanremo, accompagnando al pianoforte Johnny Dorelli con il brano Meglio Così. Con la pubblicazione di Piano Solo nel 2006, la rivista Musica Jazz lo premia come disco dell'anno e nomina Bollani musicista italiano dell'anno. La collaborazione più rilevante avvenuta nel periodo è quella avviata nel 2009 con uno dei più grandi pianisti jazz del mondo, Cicorea, insieme a cui Bollani propone un duo pianistico senza precedenti in varie città d'Italia. Nel 2010 la Berklee College of Music assegna a Bollani la laurea honoris causa e per l'etichetta di musica classica Decca Records esce Rhapsody in Blue e il concerto in Fa. Il CD contiene tre lavori del compositore Gershwin.
Rhapsody in Blue, il concerto in Fa e Rialto Replace. Il CD entra direttamente all'ottavo posto della classifica pop. A Bollani è ispirato anche il personaggio dei fumetti Disney Paperefano, Bolletta, musicista amico di Paperino, che compare per la prima volta nella storia. Paperino è il segreto del tenore, smemorato sul numero 2808 di Topolino, e torna poi in Paperinic e le note criminali. Altre tre storie e al personaggio sono dedicate anche le copertine dei rispettivi numeri di Topolino. Stefano Bollani ha veramente una grande passione per i fumetti. Stefano Bollani deve veramente ancora per tanti anni regalarci tanta buona musica. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani in tantissimi. Ciao ciao a tutti. Kiss.